sulla linea di partenza della 21esima edizione della Maratonina Internazionale di Udine con Venanzio Ortis, direttore tecnico di questa manifestazione. Allora, si ritorna a Venanzio dopo un anno di sospensione causa Covid, finalmente si riparte. Hai detto giusto, questo per noi è una ripartenza e come tale stiamo affrontando ovviamente alcune problematiche, tant'è che stamattina abbiamo dovuto mettere i segni in terra per il distanziamento secondo le norme Covid indicate dalla federazione, dalle norme CONI, e pertanto stamattina già qua alle 7 predisponendo per mettere in atto tutto quanto è necessario per ripartire. Gli iscritti sono 852 a ieri sera, hanno ritirato il pettorale circa 750 persone e ne mancano ancora 100 da consegnare, che pensiamo di consegnarle stamattina a chi ci sarà. Per quanto riguarda una previsione sul tempo dei migliori, su che tempi possiamo aspettarci il primo sulla linea del traguardo? Ma ci aspettiamo intorno all'ora e due, un'ora e tre, un'ora e quattro, insomma. E quest'anno abbiamo fatto un'azione, diciamo, ad invito a gruppi, non a persona, cioè atleta singolo, contattando due o tre manager che ci porteranno dei gruppi anche di ragazzi africani, eccetera, competitivi. Quindi ci aspettiamo dei tempi intorno all'ora e quattro, all'ora e tre. Sarà un successo. Da quest'anno una maratonina in forma ridotta, solo metà degli atleti per evidenti motivi di protocolli. No? Sono circa 800 atleti la partenza, però ci sono anche gli atleti top keniani e quindi sarà comunque una bella maratonina, insomma. Ma adesso in realtà inizieremo assistendo alla partenza, poi ci sposteremo all'arrivo e lì inizieremo appunto tutte le procedure in cui prendiamo gli arrivi in coppia e li confrontiamo con la TDR. Sono Valentina di Ripuliamoci Challenge. Oggi siamo qua ad aiutare gli organizzatori della maratonina a lanciare un messaggio molto importante, che è quello di evitare di abbandonare i rifiuti nell'ambiente. E le persone che partecipano a questa gara oggi partiranno tutti con la mascherina. Dopo 500 metri potrebbero aver bisogno di liberarsi della stessa, no? Per avere la possibilità di correre in maniera un pochino più libera. Lo possono fare solo entro i 500 metri, perché dopo 500 metri verrebbero squalificati. Per evitare che questa mascherina poi venga dispersa nell'ambiente, hanno deciso di chiamare noi di Ripuliamoci Challenge, quindi il nostro gruppo, per raccogliere la mascherina in tempo zero e evitare che svolazzi via. Il messaggio che vogliamo dare oggi è quello dell'importanza di evitare di lasciare rifiuti nell'ambiente e di prendere questo gesto come un gesto abituale. Oggi siamo qua con qualche volontario, il gruppo è un gruppo Facebook nato un anno fa, siamo 7.000 iscritti, oggi siamo qua un piccolo gruppetto, insomma, per riuscire a ripulire e la zona delimitata, e speriamo che questo messaggio, insomma, diventi sempre più virale e che cresceremo sempre di più. She come with the top back and shopping bags filled to the brim in the back seat. I'm going fast, spinning my wheels, keeping it real, feeling the feelings I feel. Spinning my wheels, keeping it real, feeling the feelings I feel. Everybody follow me. I'm
Benanzio, gran risultato tecnico, mi sembra di poter dire, dopo questo ritorno della maratonina udinese. Sì, come annunciato, per noi è stato un grande rilancio e il risultato tecnico lo conferma, perché quello che ha vinto è un ragazzo che è venuto moto proprio. E siamo contenti perché la maratonina di Udine in questo modo conferma il fatto di avere una grande attrattività, di avere un percorso molto tecnico e che tanti atleti vengono anche da soli a correre qua a Udine. Questo ci conforta e ci dà, diciamo, motivo di andare avanti. Sì, devo registrare che tutte le operazioni di registrazione, perché come sapete il Covid ci impone parecchi step, sono andate, diciamo, molto bene e molto veloce, quindi il tempo ci ha aiutato e quindi siamo molto felici anche per questo. Presidente, allora una bella soddisfazione dopo un anno di stop dovuto al Covid, la maratonina è tornata ed è tornata alla grande. Sì, una bella soddisfazione, un messaggio di grande speranza, lo sport può essere occasione di rilancio per ognuno di noi e per la società in genere, quindi ci fa piacere che tra mille difficoltà siamo riusciti a organizzare questo evento, offrire a 800 atleti la possibilità di ripartire da Udine. È stato più difficile, ma noi volevamo esserci, volevamo offrire alla città, agli appassionati, l'opportunità di ricorrere a Udine. È la 21esima edizione, ma per noi è come fosse una prima edizione, una ripartenza vera. Molto bene anche il risultato tecnico, questo conferma che il percorso è sempre molto veloce e gli atleti che vengono a gareggiare qui sono forti. Il percorso è nuovo ed è stato studiato nei minimi dettagli per offrire a tutti la possibilità di fare un bellissimo tempo. Chi ha vinto ha fatto il suo personale e nelle sue prime dichiarazioni ha riconosciuto che il percorso è veramente veloce. Guardate che emozione! Tanti sacrifici per un risultato strepitoso. Un weekend
fantastico, ci si allena per degli obiettivi ma spesso non arrivano e quest'anno sono arrivati alla grande. Grazie a tutta la squadra, all'allenatrice Sandra Candelotto e niente, sono contentissima e anche qua Francesco che sostiene sempre in tutti gli allenamenti, grazie a tutti, sono felicissima. Scusate, avrò il viso stremato, ma... Raccontiamole ieri e poi veniamo ad oggi. Ieri sei partita e hai vinto la corsa al castello. Ricordo per tutti 400 metri, una gran ripetuta, ma non sono 400 metri qualunque, 9% di salita media con punti al 17, ok? Offri tu, grande Chiara, ancora un applauso per lei e un applauso a tutti loro che stanno tagliando il traguardo. Ho visto anche Bianchini prima che ha tagliato il traguardo. Sì, con il sorriso, grandissimo. Lorella, gli ultimi metri. 1:38:25, grande Lorella. È vero che c'è, grandissimo, attenta Curia. Allora è andata molto bene, no? La maratonina ti ha cresciuto e qui e oggi hai conquistato il titolo regionale, sei il campione regionale di mezza maratona. Sì, dai, è andata bene, speravo anche meglio, purtroppo ho corso tutta la gara da solo per cui non ho potuto fare un gran tempo, però intanto va bene così, diciamo che ho potuto fare un buon allenamento ed è il primo titolo regionale su questa distanza. Speriamo adesso che sia di buon auspicio per le prossime gare. Penso di andare a Roma ai campionati italiani. Adesso ci ragiono un attimo con la mia allenatrice, la Renata Toffolo, però dovrebbe essere quella e poi vediamo se farò una maratona un po' più avanti. Il giudizio sul percorso è sempre molto veloce, il percorso di Udine, lo dimostrano i tempi anche dei top runner che sono arrivati all'inizio. Sì, sicuramente uno forse tra i più veloci in Italia, sicuramente più veloce di altre gare che a volte sono anche campionato italiano. E purtroppo oggi ero da solo, ma questo non influisce sul percorso, il percorso è molto veloce, molto bello. Importante comunque essere tornati a gareggiare anche ad Udine dopo un periodo in cui è stato difficile farlo per ovvi motivi, l'organizzazione è stata perfetta e quindi bene così. Assolutamente sì, per fortuna adesso dopo 2 anni siamo tornati qua ed è sempre bello, speriamo che tutto l'inverno vada bene dal punto di vista dei contagi e quindi delle gare di conseguenza. Si riparte un anno e mezzo molto difficile e le performance diciamo che vengono fuori perché ormai si è tutti come dei leoni, ci si vuole scatenare in quelle che sono le strade del nostro territorio, perché ormai per un friulano, per un udinese essere presente alla maratonina, e tutti sappiamo che è maratonina inteso per Udine, vuol dire avere un appuntamento importante in quello che è fine settembre, primo di ottobre. Quest'anno è stato slittato leggermente ma ci piace lo stesso. Vedo molti sorrisi, sono tutti molto contenti, qualche pianto di felicità, qualcuno di mezzo che si gaserà per la prossima, però possiamo essere più che soddisfatti. Io ormai non correndo però voglio esserci, sono qua in arrivo, sarò in partenza, lo sarò sempre perché comunque se uno è atletico, se uno è sportivo lo rimane per sempre.